la corsa. Sì, mio signore. Antonio! Antonio! Cesare, mio signore, mi hai tu chiamato? Dicono i nostri vecchi che la donna sterile, se toccata durante questa corsa, perde la sterilità. Basta che Cesare dica fa questo ed è già fatto. Cesare, non sai ancora. Il popolo eccitato esulta per un'altra carica concessa a te, mio signore. Parla. Cesare è proclive ad ascoltare. Guardati dagli idi di Marte. Ripeti. Guardati dagli idi di marzo. Va bene, me ne guarderò. Egli si è posto dunque a cavaliere di questo mondo terreno, come un colosso. E noi andremo a spasso sotto l'arco smisurato delle sue gambe. Mi raccomando, ragazze, fatevela salire dal diaframma in alto come da un tubo. Respirate. E tu, quando sei arrivata lì, buttati giù così. Cesare, Cesare, capito? Vai, presto, forza, manca un minuto, puttana Eva. Non è che un proposito in tutti questi uomini. Come sto? Bene, bene. Tu non sei immortale, sta attento. Di sicurezza facili del complotto. Gli sei potenti, ti proteggono. Ma che sei nervosa, Do? Ce lo sai, sento molto le prime. Ah, Giola, guarda un po'. Dimmi. Chi c'è sta in platea? Produttori? Registi? No, no. Ma io vorrei sapere, ma questi? Do cazzo! Giovanna la sera. Ma che ne so, dove vanno queste, Do? Presto, Lancia. Sì. Adò. Sì? Merda. Merda. So che andrai lontano e il mio pensiero ti seguirà ovunque. Dolce Porzia, né il cielo né la terra hanno avuto un attimo di pace. Hanno avuto un attimo di pace questa notte. Si è vista una leonessa partorire in mezzo alla strada. Una leonessa partorire in mezzo alla strada. Cesare sarebbe un animale. Sono troppo forti, questi non lo sanno ancora. Mamma, tu metti in luce. Basta, se mi capita un'occasione, tombe e mascelle spalancate. Spalancate e vomitare i loro morti. Urli e strida disparate di spettri vaganti. Ma come sfuggire? Se una cosa è predisposta dalla divina provvidenza. Dalla divina provvidenza? No, vai. Portami notizia di ciò che egli ti dirà. Vado, Porzia. Grazie. Grazie. Comodi, comodi. Troppo buoni. Grazie. Anche i ragazzi. Grazie, grazie. So forte, questi non lo sanno chi sono io. Comodi, grazie. Me. Mi piacerebbe fa. Fai conto, Giulietta Romeo, mi piacerebbe fa. Anzai. Marcuzio, quando sta sul sagrato. E voi, Capuleti? Ah, mi dai, gli dà una spadata. Mai e poi mai, nessuna notte è peggio di queste notti. Scusi tanto, come ha detto che la voleva? Ai funghi. Coi funghi. Mi ridi ai capelli. Ah, perdono, ecco, sono tutto spettinato. Ma guarda un po'. Adolfo, una margherita e una con i funghi. Un attimo, Sor Cesare, volo. Lei? Annico. Capricciosa, per me margherita. Margherita. Ma dolce, la pisteca, vedi? No, io non per me sono stato d'accordo. Marlo e la Danta. Dai, allunga il brando, dai, forza. Piano, minore che mi fa pure schifo. È una pippa, va bene. È una pippa come te, ha sentito chi parla. L'ambizione è la molla di tutto. Non è male che sei ambizioso. Ecco, l'ho fatta senza lici, come ti piace a te. Grazie. Oh, come sei sudato, madonna no, mia. Che c'è gallo, Do? No, per fortuna mi sono portato un golfettino da casa. Ma come te va? Vuole birra? Birra? No, birra no. Acqua minerale. Bucatini. Ci abbiamo i bombolotti. Scusi tanto, Sorce, un attimo, Professor, dica a me, prego. Scriva, vino rosso. Poi... Due bucatini per la signora al dente e due bistecche. Pocotte. Ah, per la signora al sangue. Ma che sta a dire? Ha detto che per il conto non può pagare, che il conto lo paga sabato. Vabbè, scusa. Che? Sì, no. Prego. Naso, sì. E poi?
Ma ricordavo la barzelletta. Pure spinta, professore. Qui c'è gente, sentono tutti. Momento. Momento. Ecco a lei, dottor regista. Ah. Questa bella pizza, gliel'ho cotta bene. Guardi, scusi, gli ho anche portato un supplì. Gliel'ho tenuto da parte. Buon appetito. Grazie. Che sta preparando? Un classico tradizionale rivisitato in chiave moderna? Può darsi, sai, forse questi classici tradizionali non incontrano molto il favore del pubblico. Comunque mi tenga presente, se ricordi che io sono generico parlante. Una battuta mi basta, non pretendo. Io poi ma lavoro. Per adesso io ma con te. Per adesso, ma me deve capitare un'esita. Ma sto dottore, quando arriva? Ma chi è il medico? Il dottore dell'Empals. E chi è l'Empals? Come? La mutua degli artisti. La stessa mutua di Gasma, Sordi, Manfredi, Paul Newman. Travolta. Quanto mi piace Travolta. Che c'è, Dargì? Nel cassetto. Che c'è? Nel cassetto. Nel cassetto? Sì, sì. Sì. Le mie che lettere. C'è nel cassetto? Le lettere. Le mie lettere. Devo parlare. Devo confessare tutto. Tutto. Ma devo dire tutto. Che giornale devo stare prima? Ma devo parlare. Devo dire tutto. 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 Lega. Ma che? Devo bucare? No, devo dire tutto. Devo dire tutto. Lega. Vabbè. Lega. Ecco, leggo, leggo. Visagen, inem, verking, quadricau, frau. Lega. Ile danghe, elighe, frau ad argista. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Spiegherò. Ma cosa? Devo parlare. Devo confessare tutto. Arbe, sende, vir, ibesen, de, vorkunde. Allarmi, 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 campagisti, terror dei comunisti. Ah, è già il 30° cascinale che ci facciamo, ma questa quando la troviamo? Andiamo a scendere, presto! Forza, a sbrigarsi, giù da lì! Ma cos'è che vorrà qui? 54. Gambe. 65. Petto. Vita. 58. Avanti, 53. Avanti, allinearsi. Svelte. Petto. 97. Vita. 55. Petto. 202. Ossia. Ah, madonna. 68. Scarta, scarta. Petto. Via. Petto. 74. Gamba. 97. Vita. 83. Petto. Gamba. 64. Scarta. 102. Petto. 96. Vita. Petto. 68. 100. Gambe. 65. Vita. Gamba. 75. Gamba. 110. Centurione. Fa vedere. 100, 75, 110. Corrisponde esattamente alla tabella fisionometrica femminile del terzo Rai. Vieni avanti, carina. Come ti chiami? Capecchia Dalgisa, signor Centurione. Sei ariana? Io sono contadina, signor Centurione. Sei stata fortunata, camerata Capecchi. Mi congratulo con te perché avrai l'onore di conoscere privatamente il Führer. Come nell'antica Roma, l'ospite sceglierà il fiore più bello del suo giardino. Questo fiore sei tu. E lui ti coglierà. Sei contenta? Mi non so niente, signor Centurione. Non ha capito un tubo. Spiegale con garbo a chi la deve dare. E digli di non farsi il bagno. Il Führer ama gli odori naturali. C'è una lettera per te. Oh, grazie, Tony. Alla gente, Sige, Ra,
ad Algisa Capecchi. La informiamo che la sua lettera è stata ricevuta dal Führer e pertanto la invita a venire a ricevere il premio che ha deciso di assegnarle in quanto egli ha molta stima ed ammirazione per la sua... Mi raccomando, pensateci voi al mio Adolfo. È un povero disgraziato. Dunque, giorni di morte annuncia l'upupa. Pupupu, pupupu, pupupu. E l'urogallo? Ma che cazzo di gallo è quello? L'urogallo non è un gallo, è un ciuccio. Lancia il suo grido di terrore. Che bello culo! Una puzzonata! Sì, ma lui è bello! Oh, è l'alba! Aior! Aior! A Madalisa la cena vecchia, mia mia! Aior! Sinistro sui cieli di York, l'urogallo! I burini ci individuano! Ah, ragà, spingete, non parte più la macchina! Mannaggia, ci mancava pure questo! La città ne sta fatto! Ci attacchiamo! Forza! Forza, forza, è partita, forza, forza! I burini ci trovano, i burini ci trovano! Cittadini, questa sera... Ma il bollo l'hai pagato? No, il bollo no. E l'assicurazione? Beh, veramente l'assicurazione non è in regola. E la patente? Ah, raga, se cominciamo a sottilizzare, qui è un miracolo se siamo vivi. Lascia perdere, no? D'altronde, la stradale ci ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'artista. Ecco, appunto. Giovanni, metti la freccia. Adesso vediamo se c'hai ragione. Speriamo che non si accorgano che c'ho le gomme lisce. Buonasera. Buonasera. Ippis? No. Punk? No. Cazzotto in bocca e pomodorato in un occhio. Capecchi Adolfo, è lei? Nonostante il trucco mi ha riconosciuto. Hai visto, Giovanni? Che era la rappresentazione? No, ero la centrale. Mi hanno descritto la macchina. E lei? Guardi, noi siamo innocenti, ci deve scusare, perché veramente la nostra è una missione. Noi siamo una compagnia di dissociati che andiamo a propagandare questo messaggio culturale. C'è una comunicazione che la riguarda. Per caso ha dei parenti a Roma? Papà, mamma? Babbo no, a Roma ho soltanto la mamma. Abbiamo l'ingrato compito di informarla che sua madre è deceduta ieri alle ore 19:45. Le mie sentite condoglianze. Sì, sì. Certo, la mamma è sempre la mamma. Bella frase. Si alzi, su, c'è una seconda comunicazione. Una buona notizia. Risulta che suo padre non è affatto ignoto. Non è ignoto? No. Ah. Anzi, è notissimo.
Ma purtroppo, come risulta da quest'altro foglio, è morto anche lui. Beh, va bene, 1945. Ah, beh, allora è sicuro. Il decesso è avvenuto in cancelleria, dentro l'ufficio. Papà faceva il cancelliere. Poraccio, era inguagliato pure lui, eh? E dove cancellava questo? A Berlino. Cancelleria del Terzo Reich. Si chiamava Hitler. Adolfo Hitler. Vabbè. C'è altro? No, nient'altro. Scusando. Ma che è matto? Veramente era una capocciata. Ma miseria, ma che mi sta a fare? È che mia madre abita lì, ha capito. Ma non si può stare tranquilli, manco dentro al cimitero. Abbia pazienza. Mi rimetto a posto. Mi riporti da mio marito. Sì, è una parola. Che vergogna. E chi ha? Che non c'è segreto. Vada con mezzi propri, sia gentile. Sto spudorato. Prenda un tassino. Sono tre giorni che sto vedo e già se ne approfittano, sti disgraziati. Tocchino, tocchino. Ho toccato sorella, va. Desiderò tutta la vita di essere sposa. Il destino la chiamò ad essere madre. Fino all'ultimo serbò in silenzio il suo segreto. All'ultimo però hai ceduto, eh. Ah, mappeta, oh. Fino adesso mi hai fatto credere di essere figlio da NN. Altro che NN, SS. Ma dico, tutti sti anni hai serbato in silenzio il tuo segreto. Non potevi portare nella tomba la tua croce uncinata. Ma fosse una fesseria tua d'arteriosclerosi. Arteriosclerosi o sclerosi? Buh, bisogna che lo domando a con. Aspetta. Ci vorrebbe andare. Scusi tanto, cavaliere. Segga la signora. Hai capito, ma? Sta notizia fra capo e collo. All'improvviso. Puoi pure avermi rovinato la carriera proprio adesso, in un momento di mio ipotetico decollo. Nell'eventualità futura e possibile di un'eventuale recita. Qua mi discriminano, hai capito? Non mi fanno lavorare più. Che poi, diciamocelo pure, ma tuo marito... Il tuo man, mio papà, coso lì, il cancelliere, diciamo, era proprio un cesso. Adesso che faccio? Dopo sta cosa di... Dopo un attimo Fulgenzio di fulgore, che faccio? Ripiombo nell'ammonimato? T'ho portato i fiori, hai visto? Non lo so se questo è un lusso che mi potrò ancora permettere, hai capito? Ma non si lavora. Comunque, ciao, eh. Ciao. E riguardati. Vai tu? Che devo andare io? E vai, no? Pronto? Com'è? Adesso guardo, non so se c'è. Non l'ho visto. Forse sarà in qualche altra stanza. Chi è? Il nome non l'ho capito. Dice che è importante. Sarà quello delle pompe funebri. Dia che c'ho pazienza. Senta, abbia pazienza. Deve pazientare. Ma che dica questo? Adò. Digli che l'eredità è ancora indivisa.
Via che non ce so, che c'ho da fare. Vede, in questi giorni è molto impegnato. C'ha da fare. Adò, ma da fa che? Sto a inventare all'argenteria. A Giova, Die se mi chiama domani. Se è per quella tendenza, bisogna che pazienta un momentino, perché l'asse ereditario è un po', come dire, incasinato. Adò, si è messa a ride. Allora non è, quello delle pompe funebri non ride mai. O chiama nel crisantemo. Come? Come? Ah, ma lei vuole parlare con l'attore Capecchi Adolfo? Adò, dice che vuole parlare con Capecchi Adolfo, l'attore! L'attore? Sembra straniero, parlava in contratto. Pronto, dica, scusi quanto. Contratto decennale. Contratto decennale? Mi dica. Per contratto decennale. Contratto? Saluto lì. Sei un cane, non sai manco far tedesco. Impara da far tedesco. Contratto decennale. Ma vatta a piangere. Come ha detto, prego, fatela pigia. Non capisco. Può fare spelling, Herr Capecchi? Saluto lì. Becca adesso spelling. Io essere barone Ludwig von der Cranenburg. Cosa essere stato per rumore? E interferenza? Sì, interferenza. Sente. Interferenza? Vale, interferenza. Interferenza. Telefono italiano. Sì, fatto tecnico, sa. Purtroppo. Si tratta, ripeto, di un'offerta di vasta portata e di lunga scadenza. Molto impegnativa, ma anche molto remunerativa, ya. Yeah. Ah, beh, veramente anch'io ho delle proposte. Sì, lo sa, però ho rinunciato perché faccio solo roba di grandi autori, di grandi registi. Bergman, Foreman, Fellini, Altman, Moretti, se proprio insiste. Va bene. Sente, sì, di che si tratta? Lei parla tedesco? No, tedesco, parlo tedesco. No. Non so parlare tedesco, sa, le lingue mi hanno fregato e ho rinunciato a molti contratti per questo. Ehi? Sì, no, non parlo. Di che si tratta? Si tratta di grande recital al Berliner Ensemble. Una interferenza? No, dicevo, nel senso di fregna. Lei parla di protagonisti, ecco, è esattamente quello che noi vogliamo farle fare. Accettato, d'accordo. Quanto al compenso? Quanto al compenso che diceva? Noi possiamo pagare in franchi svizzeri, in marchi tedeschi o in lire italiane, che è un equivalente di 60 milioni di lire italiane. Accetto, mi ritengo firmato, dottore. Già, yeah, sì. Beh, però, guardi, nel caso che accetto dovrei, insomma, ci dovremmo vederci noi, incontrarci. Sì. Dov'è lei? Io sono tedesco, di Germania. Lo sa che parla bene italiano? Come dice che parlo bene italiano, ya. Yeah. Sono stato in Italia per 2 anni, dal 1943 al 1945. Turista? No, 43-45. Guerra. Ah, già, no, non turista, ufficiale. Comunque parla bene italiano lo stesso. Herr Capecchi. Sì, ci servirà per meglio così. A qualche cosa gli è servito venire da noi. Quando ci incontriamo? Guardi, non lo so, un attimo che consulto l'agenda. Un attimo. Aspetta, pronto. Yeah, basta. Ecco, guardi, qui è tutto preso. Herr Capecchi. È tutto preso. Lei è libero domani? Domani? Va bene, domani, sì. Mi pare che sono libero. Allora, a che ora? Che ora? Beh, veramente. Allora che vuole lei? Herr Capecchi. Sì. Conosco io un ristorantino. Naturalmente lei è il nostro ospite, si capisce. Ah, non facciamo la romana. Oh. Ospite tu. Ah, questi sono proprio dei tedeschi vagabondi. Ma di che si tratta? Un momento, si ha interferenza in telefono. Un momento. Una roba grossa, dei contratti, mi sento in contratto. Roba forte. Ma che te fai strumentalizzare? Io. Sì. Capecchi? Pronto? Pronto? Capecchi? Milioni! Già? Yeah? Sì? Quanti? 60! Madonna mia! Oh,
da questa buonasera. Parte. Buonasera. Se vogliono togliersi il soprabito, Cavecchio Adolfo, piacere. Cavecchio Adolfo, molto piacere. Ammazza. Parlano pesante. Sì, sì, subito, ecco, la contromarca. No, no, è che lei, scusi. Sì. Ah, non è per sfiducia, sa, è che gli serve per tenere la forchetta. Varum nemensi. Cavecchio Adolfo, piacere. Varum nemensi, meine. Varum nemensi. Arciopi. Arciopen. Arciopen alla giudia. Buoni. La specialità della casa. Apposta l'ho portato qui. Conosco. Siamo già stati. Qui? Al ristorante del giudico, come clienti? No, non proprio. Qui, nella zona. Ah, 43, 45. È necessario, signor Capecchi, che lei si chiama Capecchi? Sa, non è per me. È per la patente, ormai è scritta. Non ci sembra nome adatto a lei. In effetti, i primi tempi della mia carriera avevo scelto un nome d'arte. Adolfo Lamour. Lamour. Come Dorothy. Eh? Volendo, si potrebbe rispolverare. Oppure depositare. No, 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 no. Niente, niente l'amore. Vero, Herman? Allora, dobbiamo cadere su qualcosa di classico. Non so, Rellir, Adolfo Rellir. Oppure Adolfo Macbeth. Hm? Io credo che sia molto meglio lasciar perdere cognome e puntare tutto su nome. Adolf è più adatto. Vero, Herman? Ah, Adolfo, solo il nome. Perché voi pensate al mercato germanico. Ah, beh, in effetti ci sono dei precedenti di successo, in fondo. Mal, Mina, Omero. Si può fare, però io ci terrei tanto a sapere il repertorio. Mi piacerebbe tanto fare Bertolt Brecht. Beh? Che? Chi? Chi? Chi che? Bertolt Brecht, l'autore, Brecht. Sa, per un attore non di Milano è un punto d'onore. Perché non lo vede di buon occhio? Non pensare tanto a teatro. Cinema. Eventualmente. TV? È possibile. Non sarà mica una cosa di pubblicità? Anche. Perché in questo caso non gradirebbe? No. Volere sentire musica? Già, canzone tedesca. Yeah. Occhi belli, via un po'. Via, è tanto come una tacca. Dica. Ce l'hai, Germania mia, Germania in fior? Sì. E fai, eh? Germania, Germania. Rossi, no. Rose bella, tu sei la stella, tu sei la... Che? Adotto, non è il caso, chi sapete... Ah, qui non... Non è il posto. Beh... Le posso cantare la Gerusalemme liberata? Bella. Eh? Penso che... Carina. Shalloya, shalloya, Jerusalem, harikidi kichikana, harikidi makasi, bala, Jerusalem, shalloya, shalloya, Jerusalem, shalloya. Occhi belli, dica. Vedi, annatene, non gradiscono molto. Ah. Vabbè. Allora rifiuterebbe di fare pubblicità. No, però, guardi, purché non si tratti di prodotti come pannolini, carta igienica. Non rifiuterebbe? No, però, dico, per la mia formazione culturale, mi sentirei più adatto per un certo tipo di prodotti, non so, tipo lamette, bevande alcoliche, articoli sportivi, Nutella. Ce l'avete la Nutella? E se si trattasse di reclamizzare se stesso, sua propria... immagine? Ma che è, roba di froci? Scusatemi, occhio. Domani cambia tempo. Ah, c'è... Noi dicevamo una specie di lancio. In questo caso non discuto. Voi pensate a alcuni flirt con attrici, principesse, interviste, qualche passaggio in TV. C'ho un'amica a Domenica Inn. E che crea, in attesa del lancio definitivo, del boom. Potrei montare un... Lei deve metterci nelle nostre mani. Lei si deve fidare di noi.
Mi fido. Bicicletta sconosciuta. SS, iniziali di Springer e Stolz, grande multinazionale. Ho capito, ma io che c'entro? I signori Springer e Stolz la stanno aspettando. I multinazionali? I capi di questa organizzazione. Ah, io me lo eravate voi. Semplici esecutori. Noi eseguiamo ordini. Io sta frase l'ho già sentita dire. Ma. Si sale ancora? Sì, my little friend. Non parla tedesco. Nein? Non ancora. Du bist von einem Blümel. Cavecchi, piacere. My little friend. And this, my fine. My little friend. Dick. Cavecchi Adolfo, piacere. Aia. Nein, Cavecchi. Nein, Cavecchi. No? Vabbè. Me l'aspettavo più freddini. Lei sa perché è venuto qui, sì? Lei sa perché è venuto qui, sì? Beh, in linea di massima. In linea di massima. Innanzitutto, benvenuto tra noi. Anzi, bentornato, Adolfo. Qui a casa sua, nella sua vera patria, nel suo paese naturale. E qui dovrà restare. E qui dovrà restare. Come da contratto. Come da contratto, riferisce lei al dottor Stringer? D'altronde questo contratto è un formalità burocratica, capisce? È il lato commerciale di qualcosa di molto più grande. Lei conosce la sua origine, vero? Sì, ma più che altro sono stati i giornali, sa, che hanno pompato. Fantasie di povera mamma. In fondo non aveva in mano che qualche pezzo di carta. Io per me non ci credo, è un'invenzione, suppongo, insomma. Per me è tutto poco chiaro, ecco. Silenzio! Chiarissimo. Lei sta qui grazie a quei pezzi di carta. Eh no. Anche un tantino, mi scusi, per meriti artistici, che in patria... Memo profeta in patria. Da un trapezio per Lisistrata, di Carinè Giovannini. Atto primo, scena quarta, Lisistrata e Detti. Sono forte. Una cosetta mia di cultura. Adesso questa è sua patria. Oh, mein Knabe, non ha mai attraversato a piedi nudi uno bosco della foresta nera? E mi è mancata l'occasione, ma appena posso, sia tranquillo. Lei sentirà nel contatto con questa terra risvegliarsi quegli impulsi solo addormentati. Deve ritrovare quello che deve essere, quello che indubitamente esiste dentro di lei, Adolfo. Dopotutto, i cromosomi non sono cacca. Ah beh, certo. Questa è una cosa che va chiarita una volta per tutte. D'altronde neanche la cacca sono cromosomi. No, dico dall'odori. Ma a parte sta passeggiata a piedi nudi nel bosco, che dovrei fare? Noi siamo una grande organizzazione. Abbiamo catene di industrie meccaniche, catene di miniere, catene di alberghi, catene di giornali, catene di industrie chimiche, catene alimentari, catene di abbigliamento, catene trasporti, catene elettroniche.
Certo non si può dire che vi ho trovato in mezzo a una strada. Abbiamo un piccolo gruppo di opinione. Catena di Sant'Antonio. Nein. Un movimento interessante che può avere sviluppo impensato. Lei sarà utilizzato per tutte queste nostre attività, nessuna esclusa. Lei è un simbolo. Come il cane a sei zampe. Nein. Oh, non ci indovino mai. Un movimento da utilizzare come esempio. Perché lei, Adolfo... Siamo a cavallo. Noi creeremo tutto. Comportamento, aspetto fisico, abbigliamento. Giusto! Come per la bambola Barbie. Come idea mi sembra gagliarda, interessante, meravigliosa, per me te noce, perché in effetti dopo con il mio interesse... Fatto male? No! No! Tanto sono pieno di dita. Dovrò le altre tre. Aia. Dicevamo? Ah, che è molto interessante perché con un mio recital riesce molto più semplice l'operazione artistica. Con dopo. Adesso dobbiamo creare per lei l'immagine perfetta di... Che è successo? Niente, tutto a posto, abbiamo terminato le nostre analisi. Che analisi? Abbiamo studiato le basi morfologiche e cliniche, una indagine medico-genetica. Vede lei qui? Ci sono peli, capelli, frammenti di epidermide, salivazione, feci, sangue, pipì, cromosomi. Che non sono gacca? E spermatozoi. Pure quelli? E come avete fatto? La signorina, sì? Sotto anestesia? Certamente. E perché mi avete addormentato? E questi la pazzi? Ma l'anima dei mortacci vostri. Abbiamo concluso tutte le analisi possibili, dall'indice di Palmer alla Wasserman. Beh, com'è andata? Negativa. Ti pareva? Io di positivo nella vita non ho mai avuto niente. Comunque mi rendo conto che, dato l'impegno a lungo termine con voi, vogliate stare tranquilli sul mio aspetto fisico, ma dico... Non mi pare un po' esagerato tutte ste rigaglie, no? È importante per noi, soprattutto la conferma della sua origine. Sì. Lei sa quello che io voglio dire. Sì, sì, capisco. Ma ora a me interessa di più cominciare la preparazione, no? Esatto. Ha sbagliato il dentifricio, eh? Comunque io non posso sbagliare. Sa, per me è una grande occasione. Il recital. Questa è Gertrude, la nostra governante. Sì. Finalmente una intera. Questa, diciamo così, sarebbe l'angelo della casa. Esatto. Prego. Sì? Sì, così. Ecco qua. Allora? Sì, carino.
non manca niente. Soltanto che io mi credevo di stare in albergo, in città. Qua mi sento un po', diciamo, isolato. Lei starà qui, Adolfo, fino a quando non sarà pronto. Decideremo noi. Bene. A me basta sapere chi è il regista. Poi io in un mese e mezzo ho memoria, eh. L'importante è avere il copione. Il copione? Lo scriveremo insieme giorno per giorno. Ebbene, giusto. Mi sembra molto giusto. Oh, dove sta? Molto giusto. Perché è importante. Lei mi piace, mi è simpatico perché è giusto. Perché il testo deve nascere così, fra noi, giorno per giorno, come fossimo un collettivo, una copertina, un gruppo di base. D'altronde anche Shakespeare inventava così il palcoscenico giorno per giorno, anche Molière, col sistema mio, metodo Capecchi. Piuttosto, su quale palcoscenico devo agire o agirò? Sul palcoscenico della storia. Ma non mi sarà un po' largo? Dai! Ich glaube, Sie haben nicht das Leibruis nicht aufregen. Fragen lieber was Herrn zu sagen. Du kannst aufschneiden. Zum Vorhinein. Das gibt es nicht. Lei riuscirà a riproporre in Germania e nel mondo uno dei personaggi più difficili della storia. Giulietta e Romeo. Di più, di più. I tre porcellini. Dopo, dopo. E ne ha tutti i diritti e le possibilità. In ogni caso, un protagonista. Potrei avere una catenella? Comunque, prima di diventare un simbolo, mi devo fare un nome, Ma un nome già ce l'ha, un grande nome. Un nome che ha fatto tremare tutto il mondo. Capecchi? Prego. Sì, grazie. Grazie al gradino, scusi. Buonanotte. Confortante. Buonanotte. Cisura, cisciura. Giovanna, ci sei? Giovanna? Dove sta? Giovanna, cucù. Giovanna. Cucù. Cucù. Ma ancora non dormi? Ma come faccio a dormire? Sono troppo eccitata. Sono così felice, Adò, guarda. È talmente meraviglioso. Ma chi se l'aspettava una cosa del genere? Io non me l'aspettavo, guarda. Nemmeno io. Ah, sì. E poi tutto sto legno prezioso, lavorato. Legno sopra, legno sotto, a destra, a sinistra. È una legnaia, Giova. Adò, ci sta pure l'orologio a cucù. De legno. Certo. Hai visto che te dicevo? Sì, guarda. Eccola. Legno di albero. Ogni mezz'ora esce un uccellino e fa cucù. No. Capito? Senti un po', ma come si dirà cucù in tedesco? Cucù. Cucunen. No, cucù no, mi pare. Cucù, uguale. Sì. Non è tanto difficile stare lì. Guarda, a me mi piacerebbe avercela a Roma, la stanza così. Ecco, te devo dire la verità, proprio uguale, uguale, uguale. Identica la voglio, identica. Beh, perché proprio mi piace identica proprio, non la farei. Boh. Tutto di legno, manco. Se ti piace a te, le donne c'hanno i gusti. Ich bin die feste Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause. Ah, Giova. In mein Salon. Ah, Giova, ma che stai a fare? Ma come, non ti piace? Non ti fa effetto? Ma coprete, va. Oh, meine Liebe. Ancora. Meine Liebe. Adò, ma non sei contento? È la prima volta che siamo in Germania. Possiamo fare l'amore all'estero per la prima volta. La seconda. Perché? San Marino. Beh, non è stupendo. Slacciamo. In Germany. Ah, Giova, stasera non è aria, Slaccia pure per l'altra e andiamo a letto, va. Ma come, non ti piace? Non ti fa effetto, non ti ispira. No, non è quello, è che sapessi che giornata che è stata. E prima l'aereo, e poi stringate, strangate, e poi il solletico buona, poi dopo occhio di vetro, mano di ferro, è stato tutto, aiaccio. Scusami, scusami. Poi mi hanno portato in una specie di ambulatorio, no? Mi viene, vieni dal tuo angelo attorno. E poi che t'hanno fatto, amore? E poi mi hanno lavato i peli, il sangue, un pezzo di pelle. Ma m'hanno anche narcotizzato, m'hanno. E perché? E perché questi sono sempre tedeschi, Giovanni, ma che te credi?
Ma mi hanno pure levato un barattoletto. Un barattoletto pieno di. Ma di che, scusa? Di roba mia, insomma, di. Hai capito, no? A scopo di bidini. Oh, adò. Tu sti scopi ce li devi avere solo con me, sai? Sì, ma stasera è meglio, se no corre il rischio di una catastrofica cilecca, hai capito? Che peccato. Chissà com'era bello sotto il baldacchino, madonna. Beh, insomma, più o meno. Sai, non è che cambia. Buonanotte. 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 Memore del detto che il lavoro rende liberi, la SS comunica gli orari per domani. Ore 9, presso la sala dei cervi, provini fotografici. E che se fanno le cose così a tradimento? E me fanno mai provini domani? Ma come lo dicono a quest'ora così tardi? I provini, no, eh? Su, non t'agitare. È una cosa importante. E ci vuole un breve periodo di preparazione, un paio di mesi. Tu dormi e io c'ho i provini. Domani. 60 milioni. Ma io c'ho i provini. Domani. Ah, un vedi, o è che? Cinecittà. Ah. Che presino, eh? Mazza, che bello. Quanto tempo che la desideravo, madame. Motore, partito! Jack in campo! 757, prima! Azione! Ma come sfuggire se una cosa è predisposta dalla divina provvidenza? A vedermelo bene, ma come sfuggire se una cosa è predisposta dalla divina provvidenza? La Luca Ronconi, ma come sfuggire se una cosa è predisposta? Ma cosa sfuggire se una cosa è predisposta dalla divina provvidenza? Una squarzinata, ma come sfuggire se una cosa è predisposta dalla divina provvidenza? Ah, vediamo, americani. Cowboy. Show me. Accende le casse, arrivano gli indiani. Un film di guerra! I giapponesi, come ogni cosa, così ottimo, così meglio a bombardare tutto. Buongiorno. Scusate se sono un po' in anticipo. Può spostare i capelli da un lato della fronte, prego? Che prima me lo fa e poi me lo dice. Senza baffi non esatto. Può alzare, prego, braccio destro? Mia zin, mia schiet. So.
so geht man in Position, so. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ciak 16 prima, grande ritorno. Pronto? Entrare con passo deciso verso la donna. Comportamento marziale. Sto! Scheiße, diese schweine Hunde. Sì, mi è mancata la marzialità. Rifaccio. Scusi. Terza. Ora dare un bacio sulla guancia. Sulla guancia! Sto! Sto! Ha detto stop. Ha detto stop. Ha detto stop. Ha detto stop. Vertigine. Bionda. La birra che conta. Birra SS. Si campa più a lungo. Stop! Wozzo! Forse. Würstel SS. Oh. Nessuno si è mai lamentato. Io comincio a pensare che questi pretendono troppo da te. No, ma che dici? Mi hanno perfino concesso pausa mensa. E poi sai che ti dico? Qui ci sono delle cose che non mi convincono. Proprio, guarda, non mi convincono. Ah, Giovanni, prego, non essere la solita cacadubbi, scusa il termine. Perché in fondo qui ci sono anche delle cose piacevoli. Non so, come ti posso dire, per esempio... Hai visto? Con questi ci ho fatti il carosello. Scusi, ma quello chi è? Barone Otto von Funkel. Crauti. Senti un po', Adolfo, ma chi è quella donna che ti sta sempre intorno? Chi, Geltrude? No, quella. Quella che si muove tutta così. Quella bionda, ah, c'hai presente? Non ci faccio caso, per me biondo brune sul lavoro sono un tedesco. Si fa per dire. No, grazie, non gradisco. Tu mangia Crauti. Ecco, veramente, noi mangiamo altre cose, sai? Non tu è per... mangia Crauti. Spesso, soltanto che noi li facciamo di pasta. Ma questi ci somigliano moltissimo. E dopo sopra ci mettiamo un bel sugo. Tu mangia Crauti. No, veramente, sa. Su. Buoni. Mancano un po' di... sale? No, merda. Per dargli quel sapore proprio di... quel tocco di leggerezza. Sa, per rendergli somiglianza a quello che mi è venuto in mente. Oh, ma chissà come faranno a digerirli. Io non lo so. Allora, e vai. Questi hanno digerito Hitler, più come sono digeriti i Crauti. Adon. Ma a te te vogliono proprio far diventare tedesco, eh? A me? A me? Nein! Mein tedesco, mein Land! Euch all das aufnehmen, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen! Ecco, questo è tono, chiaro? Possiamo andare. Essere d'accordo? Ja.
Heute wäschen den Tag, ein Tag voll Sonne, unwohl Stunde nach der Beste. Mi hai fregato sul tempo. Adolf. Sì. Natural blonde? Io. Yeah. Sì, chiaro? Sì. Oh. Le stesse. Questa è un'allegria. Caruccio sto gioco, è una cosa locale? E su e giù, ormai lo so a memoria. Oh, finalmente vivo. E su, oddio, una cosa io. Così. Posso ballare con lui? Non possibile cambiare, la stessa cosa che gira. Ancora sono piano però. Tendo. Aie. Ma i sganassoni li ho io però. Dico, non è possibile cambiare. Vai. Tendo. Volevo tanto farti passeggiare nella foresta nera. Noi ariani amiamo nostre foreste. Pure tu, ma allora è una fissazione. Sì, ariana è romantica, ma è Nadolf. Prova pure io? Sì. Si vede che ho passeggiato solo qualche volta al pincio. Vengo. Scatenata questa. Questa foresta mi fa male. Eccolo. Adolf. Sì. Guarda. Sì. L'ho fatto per te, Adolf. Te sei voluta disturbare? Sai, noi donne di pura razza ariana siamo tutte molto sportive. Però non l'ho data a vedere. Dai, prova anche tu. Ma veramente io vado meglio col cerchio. Dai, prova. Se proprio insisti. E hai, e svai, e trai. Oddio, mi sono incornato. Aiuto, no. Eva, levami il cappello. Ma... scornami. Gehorsam üben, dass dieses Volk, ihr schließt euch den Kolonnen an und ihr müsst jedenfalls
Herren! In euch all das aufnehmen, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Steig gleich, soll du bis Kelvin. Steig gleich, heute ist Kummel. Er steigt, er ist gemeint. Er stört ein bisschen, ist unwichtig. Einer, was steigt hin? Was machst du denn gleich? Gulbissen, si potrebbe rivedere questo pezzo. Staschen, oh, was der ist recht. Ich denke, du hast dein Bein. Jetzt in du mit Klagen, denke, mein Ding. Ach, da ist mein Bein. Welcher Bein? Was ihr meint? Gulbissen, er steigt. Er ist gemeint. Er stört ein bisschen, ist unwichtig. Einer, was steigt hin? Was macht denn die Geist? Ich war beide bei der Ausschande. Staschen, oh, was der ist recht. Ich denke, du hast einmal erst in dumme Klagen denken. Du willst sein, weißt du, die schon meinen, es könnte mit ihnen. Wenn du mir leid, was das sein will. Quanto strilla questo? Hai visto, Giovanni? Non ti sei godato? L'ho fatti piangere. No, stanno a piangere tutti. Queste per me sono sciocchezze. Ma vedrai quando ne faccio Riccardo III, Enrico IV. Che maniera sono queste? Abbiamo raggiunto buoni risultati. Credo che possiamo cominciare la grande operazione Ado. Non possiamo commettere errori. Appena scatterà l'operazione, tutto deve scorrere liscio. Sì. Ancora poche settimane e tutto sarà perfetto. Buonanotte, Herr Stolz. Buonanotte, Herr Stringer. Mein Kampf. Ma che testo mi hanno dato? Qui manca il dialogo, manca. Adò, guarda un po' se c'è la parte per la donna. Mi sa di no. Non mi pare che... Ah, sì, aspetta, qui. Ah. Qui, Demen Diverglubt dice che la donna ariana è superiore a tutti gli altri tipi di donne. Giusto? Io sono ariana? No, ciociara. Beh? Oh, mo io non so se i ciociari sono ariani. A me, a dire la verità, mi sono sembrati sempre, come dire, in Dandinello Burini. Spiritoso. Aspetta che continua. Qui dice, essa, senti che burino, essa la donna... è inferiore solamente all'uomo ariano. A Giovà, non è aria. No, Qua se c'è una parte per una donna deve essere una parte di contorno. Nessuno scrive per le donne. Oh, questo è Adolfo Hitler, mica Grazia Deledda. Ma che? A Giovà, vieni un po' qui. Col codice fisiometrico, hai capito? Col codice fisiometrico le misuravano tutte. Ah, Giovanna, vieni qui, ti faccio vedere. Misurazione. Dove sta metro? Ti voglio vedere codice fisiometrico. Guarda qua che dice. La donna ariana deve mantenere un rapporto costante. Vieni. Guarda. Un defrage. Tra le varie parti anatomiche del suo corpo. Adò. Da qui. No, niente paura. Tu voglio vedere se c'è il codice, no? Codice? Hai capito? Sì, ma mica quello può stare, che è quello fisiometrico. Misuriamo. Altezza culen da terra 98. Culo basse. Adolfo. Molte misure. Aspetta. Fatti misurare. Vediamo se c'è il codice, no? Fianchi 100... No, sì. 64. 64? Fianchi così. Senen... Tetten... Quant'è? Guarda un po'. 85. Seno un po' divergente. Adolfo. Che? Che serve? Pancetta un po' pronunciata. Natica convessa. Ma che fai? Stringi? No, è che... mica male. Però. Ah, ti è caduto il metro. Dove, Giovanna? Sul tappeto. Sì. Cerchiamolo, Giovanna. Cerchiamolo, Adolfo. Vieni, Giovanna. Va bene, Adolfo. Seguimi, Giovanna. Giovanna? Adolfo.
Giovanna? Giovanna? Ma come? Hai detto che non so ariana, che so ciociara. E che c'entra? E che c'ho il culo basso. Te perdono. A me mi pare una grande stronzata. E meno male che te ne sei accorto. Vedi che il libro non è scritto male, insomma. È che drammaturgicamente non è... A me mi servono cose più violente, più forti, più aggressive. Io non so che buono da messi tedeschi, io Adolfo, non c'ho una lira. Questi vogliono una cosa sola da te e ti hanno scelto per un motivo ben preciso, perché sei il figlio di... Ah, Giovanni, io mi meraviglio di te. Io non ci credo, sta cosa non è sicura. Sono chiacchiere dei giornali, invenzioni, fantasia di povera mamma. Tu lo sai com'era, povera mamma. Tu sei una persona di sinistra. Che hai detto? Ho detto proprio tu che sei sempre stato di sinistra. Beh, che sì, che sì. E allora? Ti sei fatto incastrare così. Adò, questi sono duri. E perché io sono tenero. Io lo so come bisogna prenderli. Mm. E come bisogna prenderli? Per il culo. Io voglio arrivare a Recita, poi c'è Manfur, come si dice a Düsseldorf. Ma che stai a fare? Un libro scritto coi piedi, se legge coi piedi, vedi, sono presbiti. Adolfo, dammi retta. Non scherzare col fuoco. Questa è gente pericolosa, andiamocene via. Ah no, ma... Uno diventa complice. Giovanna, ma tu te credi che questi sono come quelli prima? Ma no, ma che dici, Giovanna? Adesso esageri, no. Io capisco che fanno un po' impressione, ma in fondo questi qui mica sono come quelli di prima. Che ci hanno fatto fare? Ci hanno fatto mangiare i gravi, ma in fondo non sono mica soldati militareschi, cattivi, conquistatori, e questi mica ti fanno fare il posto dell'occhi. Questi sono più gentili, sono più suadenti, verso tutti in borghese. Questi sono peggio, Giovanni. A me mi sa che c'hai ragione, è meglio che al successo ci arrivo per gradi. Io quasi quasi mi ritiro, che dici? Sempre lì? Dai! Stop! Qui, Giovanni. Andiamo di qua. È fermata lì, ha fatto la buca. Apparecchiare, mangiare, buon appetito. Sì. Io a questa non la sopporto, quanto è antipatica, proprio non la reggo. Hai visto già che culata che è andata a mozzo? Sì. Ne vuoi un po'? No. Che schifo! Vino de mele! De che sta? De mele! Viva la faccia dell'Italia, lì almeno il vino lo fanno coi figli. E te pareva che mancavano i graudi? Io ho paura, Adolfo. Paura. C'ho paura pure io, Giovanna. Ma dobbiamo tentare, guarda un po' se ci guarda. Sì, ci sta guardando, ci sta guardando. Fa finta di niente. Maria. Bello. Amore. Accumulare il vantaggio. Ancora non se ne accorta. Forza, accelera, accelera. Ad offrire me ci scopro. Più scoperti di così, stiamo mutando. Prima o poi vestiti così ci fermano di sicuro, guarda. Ma che dici, non hanno fermato questi? Adò, mamma mia, io mi sento fuori posto così.
Ma Giovanni, che ti importa? Fai finta di star male, no? Vai alla turista, disinvolti, capito? Con nonchalance, come si dice. Sì. Salute. Dobbiamo essere affrettata. Io da vado l'ordine al maestro, ho condensato. Italiano, si dice a bote, ein Patrick. La mia ragazza è incensurata, l'ha fatto senza. Faccio delle cose gravissime qui in Germania. Assolutamente. Venga con noi. Tu c'è morto, tu c'è portate. Io fermi, sì, snello, un cacchio, mi fa male. Niente, pregamo, non esageriamo. Anagraficamente preferisco NN. Allora, Ado, tutto quello che c'è qui dentro ricorda suo padre. È un museino. Per esempio, suoi pantaloni, cappello, pennello, sua prima divisa da Imbianchinen. Ma no, no, dico, tutti i bei capetti, ma a me che me ne frega. Cioè, mi interessa, no, volevo dire, cioè, io sono qui per fare un recital. Perché tu hai tentato a scappare? Eh beh, per provare quello che si sente a camminare a piedi nudi nel parco della Foresta Nera. Perché? Non stai bene qui? Io? Benissimo. Anzi, mi pare di stare in paradiso. Se potessi invitare qualche amico da Roma, mi farebbe cosa gradita. Io mi domando, ma come? Stavolta hai sbagliato mano, eh? Come? Come hai potuto tradire il tuo ideale? Che bollo. Tuo stesso sangue! Guardi. Questa divisa che lui doveva indossare giorno sua grande vittoria. Bella. Bel taglio, taglio estivo. Ma dico, non sarà un po' povero un recital musical con un costume solo? Dico, ci vorrebbe... E poi, gli stivali, vanno bene per il tip-tap. Permette, Aldo. Sì. Io voglio essere sincero e generoso con lei. Sigaretta? No, grazie, il tabacco tedesco fa male, ai piedi. Veniamo al dunque. Lei ha due possibilità. Ah, beh, c'è da scegliere. O è con noi, o è con noi. Scelgo la seconda. Lasciare stare i capelli, prego. Quanti manifesti. Accidenti di organizzazione. I signori Springer e Stolz non scherzano. Un'organizzazione tedesca. Ben detto. Un lancio in grande stile. Ma voi pensate che Adolfo stia adatto per il titolo di un musical? Andiamo sicuri? Certo. Si sta avvicinando il momento del suo primo contatto con la gente, caro Adolfo. Appunto. Sa, la scagaccia, perdon, la FIFA. Ma il testo, quando me lo date? Molto presto, Adolfo, le sarà consegnato il testo. Dicevo, hai detto bene. A te qui nessuno ti trattiene, quindi te ne puoi andare. Anzi, te ne devi andare, che è meglio, vattene. Sì, io me ne vado, va bene? Va bene. Sì, lo so cosa vorresti dire. Che davanti al successo imminente divento cinico e baro, un incarcasirci. È possibile. Ma un giorno capirai e mi ringrazierai. Te lo leggo negli occhi. Adò, ma vaffanculo, va.
Ho letto male. Ma almeno adesso lo posso leggere il testo. Posso caratterizzare, semmai, in dialetto? No. E qualche battutina per... No. Un taglietto? No. Vabbè. Adesso me li imparo a memoria. Siamo sicuri che il testo così funziona? Ja. Ja. Sì. Sentite, non è che... Adesso, se siete d'accordo, io parlerei un momentino di soldi. Un anticipino. Perché da quando sto qui non ho visto un marco, Prima discorso, poi danaro. Non è per sfiducia, sa, ma è che in teatro si usa così, porta buono. Prima il discorso. Dai, che voraisce se mi do grinde, da stai in mortaccio in vostro, in testa, ma in traiche, ma in maine, una vesta che vai in maine, mentre in ciste vane, e schisse se freigen, in tende, nazionalsocialismi schreinen, und es schiss roben, che scomalainen, ich gemein, ich geschiss, ma ich gist einfrin, dich gemein, Und wie ist das, wie ist das, springt er nur sind? Ja. Das ist kolossal. Wir wollen bleiben. In Ordnung. 15.000 Mark. Geben Sie das Geld. Danke. Lass mich alleine, bitte. Vi prego, lasciatemi solo. Ho bisogno di concentrarmi. Concentramento? Ja. Gut. Eminenz, bitte, ja. Ma cosa diavolo sta facendo? Fallo chiamare. Volo. I giornalisten werden gebeten, sich zu den Tischen links zu begeben. Unsere Sendung beginnt, angeschlossen die Reichssender Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt. Anima viva. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen was unternehmen. Wo kann das nun sein? Bitte melden. Hier angeschlossen Reichssender Berlin, München, Köln, Hamburg, Frankfurt. Bitte melden. Unsere Sendung beginnt. Die Journalisten werden gebeten, sich zu den Tischen links zu begeben. Er ist nicht. An ihn kamen wir. Was weiß ich nicht machen. Nichts machen. Warum? Wo kann er sein? Da müssen wir absoluten Wissen. Wir müssen ihn finden. Wo kann er sein? Da müssen wir absoluten. Ich sage das nicht. Wo ist er? Wo nur? Er muss. Dann mal los. Suchen. Suchen. Er muss dort sein. Er muss dort sein. Also wir müssen ihn finden. Wenn wir ihn finden. Dort! Padre! Bisogna rimetterlo in piedi! Ha!
Adolf! Ho scherzato. Che ci avete creduto? Volevo vedere se era venuto bene il trucco. Herman, respirazione bocca a bocca. Io. No, i graudi no! Io alla patria ho dato 3 mariti. Ah, sì? E se saranno suicidati? Ja, danke. Per questa decorazione ho dato una mano. Ah, sì? Non ha fatto un affare. Barone von Düsseldorf. Io ho dato tutto per il nazismo, tutto! Ah, sì? E questa? Barone von Unz und der Blackweile, Marchese von Demnitz, Generale Unz, Generale Ull. E l'emozione. Un gioco da ragazzi. Sa, pata, pata, sa. Uno, due, tre, sa, sa, pata, ba, ba, pata. Prova micro. Italiani! Keine Wiske dügen und bügen, ist der Belebe, ist neigewirkend die Göse, ist nickes und wörm, ist und leike mich gessen, der Ricken zu uns und in sich, heisch ein mit Leckesende, ist mitgen des Freines Kisters, der meine Deine ist gesteid, meine Gestein, ist meine Gereide, der Reine, ist es aber zu neinigen, die Wörische, weiß des Reingende, du willst, Eigen, ciò che è grande non morirà. Noi siamo grandi e perfetti. Noi siamo passato e presente, presente e futuro. Noi siamo fuente. Io cioè, noi, meine, reiche mich zu sein, ist mistle, eides mitten, ich schütte, Nebüchsen! Formica! Kaputt! Nostra grande Germania, ai tempi di Führer, aveva raggiunto grande perfezione genetica. Ai tedeschi puri di razza ariana, in quell'epoca cresceva solamente un occhio, anzi un terzo occhio, qui. Così. Aschimentis ist bleichendes. In quel periodo non si verificarono casi di adulterio né incidenti né imbarcacci. L'ordine è dei morti, la calma è degli eletti, la freddezza è dei surgelati e
noi gioco la calma e schedraine spaini kleine kleine stai che c'è streichen fante calma che sister eiche dreist es in richtig es stem dreist es mitten es ich nichts danke. Einze Weine. Ah, a proposito. Voi! Dovete fare tutto quello che dico io. E io dico... Cucuru cucu paloma, voi dovete dire cucuru cucu paloma, non ci sono cacchi, ci dovete credere cucuru cucu. Paloma! Cucuru cucu! Paloma! Ce l'ho in pugno. In piedi? Seduti. In piedi? Seduti. In piedi seduti, in piedi seduti. Oh, 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 me paro la fracci, eseguirò alcuni numeri di danza del mio repertorio, il tip-tap. Oman, e tu? Oman che tic-tap? Io avevo detto che se si vai qui non andavano bene per il tip-tap, eh? Oh, va piano con me, guarda sti due che facci. Ah, when the grand la we sang in a... The song, la mia passione. Il canto. Qua la lingua di fuori. Il carnese di questo. Ah, magari sono forti, eh. Può swinge e il pop corna, bisogna lasciarli pepi. Come va lo stringer? Continua in recita. Ed ora spogliarello flamencato. Ole! Momento sexy. Opla! Mettiamo a nudo la verità, mutatis mutandis, dulcis in fondo, Adolfo! Aveva un membro virile di proporzioni gigantesche. Senza muoversi dalla cancelleria, poteva avere rapporti con donne distanti 2-3 isolati. Che ci credete? Basta aprire la finestra. E vediamo se c'è l'oggetto di goduria del mistero. C'è il pirulino. Piri, 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 piri. Non c'è! È una signora, permette questo ballo? Dai, strai un po' rigidina, eh? Altrinde strider, casche, altri maestrin, altri aglioli mortesci, la madonna, altri maestro, Führer non balla più come una volta, altro, maestra, e tie, e tie, e te. I gendarmi! Hai visto ragazzi che recita che va organizzato? Vogliamo fare un bis? Sono sempre il vostro Führer! Per collo! Aiuto! No! Almeno questo. Sì. Listo, vai. Pubblico e di critica scommetto, eh? Dunque, veniamo al sodo. Uovo per tutti, eh? Carina questa, eh? Per me due calzoni. Sì, ho capito, due calzoni. Ah no, a me due le margherite. Sì, a te due margherite in testa te le faccio, due margherite. Vai che me siete ammattiti. E da bere birra va bene? Per tutti? Ho capito, non ce ne penso io che sistemo io. Allora? Adò. Dico, che c'è? Vabbè che questi sono anche i compagni d'arte, ma mangiano come dannati, non pagano mai. Ci va pazienza, lo sai, bisogna capirli, sono artisti. Perché te sei scordata quando pure noi stavamo senza mezzi, diciamo così? C'hai ragione. Anzi, andavamo proprio a piedi, non avevamo neanche i soldi per la tessera dell'autobus. Te davvero mi sono scordata. Oh, Adò, guarda un po' che vuole il professore, fa dei cenni, va a vedere che vuole. Che è? Dica, professore, dica. Che so io? A Gioa. Adolfo. E perché? Non capire, English. Che dici? Ma che è? Adolfo, ma che vuole il professore? Un professore americano? D'università. Premio Nobel. Ammazza.
Ah, ha fatto ricerche? Io non sono il figlio di... Ah, già, hai sentito? E perché io non sono il figlio? Sicuro? Ah, già, hai sentito? Rompa la macchina! Hitler non poteva... Io non so... Dice che io non so il figlio di cosa, perché cosa non cosa... Ma che stai a dire? Ma porca ora! Ma già, porca là, questo non famo scherzi, eh! Ah, professor! Mi pare di aver fatto 12 e 60... Non risponde, per piacere? No, perché ha detto che non è vero che sono il figlio di cosa... È tutta un'invenzione, Baffetto era neutro, non gliela faceva. Baffetto non... Permetti? Sì. Hai sentito, bello di papà? Non è vero, nonno, non è quello. Oddio. Sì, l'ha detto un professore. Te puoi fidare, premio Nobel. Ma... Ci siamo salvati, è andata bene a tutte e due. Ma che fa, non risponde il suo ragazzino? Ando, ma che sei scemo? Ma piuttosto dimmi una cosa, è vero che il mostro sì, non c'è, c'è niente, niente. Lo dico, Bank of California University, scientific americano. America. Ah, ma... Io c'avevo qualche dubbio, eh. Bel movimento, però che bugiarda. Diventare